Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi amici di Radio Domina Nostra, mi trovo questa sera nei pressi di Reggio Emilia. Saluto con affetto gli altri gruppi che ho già incontrato in questi giorni, gli amici di Caserta, gli amici di Roma, è stato molto bello anche a Roma, e gli amici di Arezzo e dintorni, che poi è molto bello anche, saluto naturalmente tutti voi che questa sera siete qui, vedere che poi nel posto dove ci si incontra viene gente anche da altre parti limitrofe. Ecco, veramente la Madonna sta radunando il suo esercito. E questa sera io vorrei proseguire il tema che ho trattato ieri sera. Non so se avete seguito, quelli che siete qui presenti, la trasmissione, la diretta di ieri sera. Il tema è quello dell'Eucaristia. A dire il vero, la Madonna mi aveva chiesto di parlare appunto del raduno mariano, diciamo così, degli eletti, dei veri cattolici, di quelli che vogliono rimanere cattolici. Allora io mi sono chiesto, ma come mai adesso io ho cambiato programma? Mi sentivo quasi in colpa con la Madonna. La Madonna ha detto, naturalmente fate quello che gli dirà, cioè la Madonna è contenta quando parliamo dell'Eucaristia. E in effetti, se voi ci pensate, tutti i santuari mariani poi sono fondamentalmente luoghi di radiazione eucaristica, per cui il popolo cattolico è un popolo mariano e perciò è un popolo eucaristico, no? Ecco, allora questa sera io parlerò nuovamente dell'Eucaristia. Il tema che ho voluto dare è l'apostasia eucaristica, prima parte. Poi, se sopravvivo alla sedia, visto che ho detto che con più di 100 kg addosso queste sedie non sono molto convincenti, domani sera, da dove mi troverò, senza mai dirlo prima, continuerò la catechesi sull'Eucaristia che ho iniziata già in realtà ieri sera. Ecco. E però devo dare un'introduzione. Un'introduzione a questo tema della cosiddetta apostasia eucaristica, che riprende il tema di ieri sera della comunione in ginocchio e in bocca e non più sulle mani, ecco, che è una moda progressista, lo ribadisco, che si fonda sulla idea che la Chiesa delle origini è il modello per la Chiesa di tutti i tempi. E così è soltanto un livore antitridentino per dire che ciò che c'è stato al Concilio di Trento, e dal Concilio di Trento fino al Concilio Vaticano II, cioè che c'è stato di più fortemente cattolico, non è degno di nota. Bisogna tornare alla Chiesa delle origini. È tutta una, se ci pensate, non è sincera questo ritorno. O se all'inizio lo è stato, oggi viene galoppato, perché siamo in presenza di una ideologia galoppante dentro la povera Chiesa cattolica, capito? E noi dobbiamo stare molto sereni, amici cari, molto sereni, perché qualunque cosa accada, vorrei dare questa testimonianza personale, qualunque cosa ci accada, dobbiamo avere questa serenità di sapere che siamo col Signore, che siamo nella verità. Dall'altra parte si agitano così tanto, non so se è vero quello che scrivono gli anonimi della croce, che starebbe per circolare un documento nel quale i sacerdoti saranno chiamati a fare professione di pubblica fedeltà a Bergoglio. No, è apposta dico a Bergoglio e non dico al Romano Pontefice, perché di per sé un prete quando diventa parroco fa già professione di fedeltà. Il primo che non è cascato nella trappola, se ci pensate, è il sottoscritto. Sono il primo ad avere detto di no a questo vero autentico ricatto, perché se mi dimostreranno che Bergoglio è qualcosa d'altro rispetto al Romano Pontefice, allora se ne potrà discutere, capite? Sono tutte manovre per cercare di monopolizzare il pensiero cattolico, e siccome che purtroppo per loro non gli va bene, perché per esempio il viaggio apostolico in Sud America è stato diciamo, non è andato bene dal punto di vista dei numeri. Mi ricordo che io avevo la chiesa parrocchiale sempre stracolma e hanno fatto male a togliermela. Dio l'ha permesso, perché se mi hanno tolto la parrocchia, capito, se la Madonna vuole riempiamo l'Italia. Capito? Sempre con lo stesso carisma che la Madonna ci dà, perché io non ho nessun carisma, mi reggo in piedi per forza. L'unico carisma che io ho è il carisma di fare quello che la Madonna dice, capito? Fare quello che la Madonna ha chiesto e sta chiedendo, e si vedono i miracoli. Ecco, non voglio essere troppo lungo sulla introduzione. Dobbiamo essere quindi molto sereni, è tutto previsto da Dio. La falsa chiesa, che in questo momento sembra più prendere campo, che sembra persino lasciarci, diciamo, talvolta a bocca aperta per l'insolenza con cui procede,
Ecco, la falsa Chiesa, prima o poi, quando Dio stabilirà, crollerà su se stessa. Capite? Questo dobbiamo averlo chiaro. Ci deve animare come popolo cattolico. E hanno capito che c'è questo popolo cattolico sparso per l'Italia. Ci siamo, eh? Ci siamo come popolo cattolico. E cominciamo a essere stufi, eh? Perché questa continua rivoluzione, no? Che Bergoglio porta avanti è assolutamente, come dire, sorprendente dal punto di vista delle aspettative. E noi ci siamo per dire che non è così. Questo è un blackout clamoroso con la tradizione cattolica. Ecco, dobbiamo tenere gli occhi aperti. Allora, volevo leggervi per introduzione un testo del profeta, momento che lo prendo, del profeta Gioele dall'Antico Testamento al capitolo 4. Se già nel Nuovo Testamento, secondo uno dei più stretti collaboratori di Bergoglio, cioè il generale dei Gesuiti, se già nel Nuovo Testamento non c'erano i registratori, figurarsi nell'Antico Testamento, registravano con le pietre, registravano con le pietre, stridevano le pietre e allora ascoltavano quello che i profeti dicevano. Ecco che cosa dice il profeta Gioele. Il capitolo si intitola Convocazione del popolo, dei popoli, popolo eletto. Guardate quanto è attuale, eh? Dice così il profeta: proclamate questo fra le genti, preparatevi per la guerra, incitate i prodi, vengano, saltino fuori tutti i guerrieri di Maria. Ma non lo dico io, lo dice il Monfort. San Luigi Maria Grignò da Monfort dice questo: i guerrieri di Maria, gli apostoli di Maria. E più siamo dalle mie parti, si dice sciancati, non so se penso che lo capiate anche qui, sciancati, no? Cioè di nostro non c'è nulla e più siamo gli apostoli di Maria, piccoli, insignificanti, ma venite fuori, dice il profeta. E guardate come conclude, ecco, ci siamo, con i vostri vomeri fatevi spade, anche il più debole dica io sono un guerriero. Capito? Anche il più debole dica io sono un guerriero. È bellissimo questo, perché dall'altra parte veramente sono ben organizzati, si sono messi lì, io queste cose le, comunque va bene, si sono messi lì, hanno pianificato i passaggi in modo tale che le masse non si, ma si sono scordati di fare i conti con l'oste, anzi con l'ostes, che la Madonna, capito? Quindi anche il più debole dica io sono un guerriero. Sicuramente il padre Tenio in quel momento pensava a Dominutella, che è il più debole di tutti, e vi assicuro che non è retorica, eh? Le persone che stanno a me più vicine lo sanno che dico il vero, io sono il più debole di tutti. Ecco, anche il più debole dica io sono un guerriero. Svelte, venite, o nazioni tutte, e radunatevi. Signore, qui adesso il profeta si rivolge direttamente a Yahweh. Signore, fa scendere i tuoi prodi. Fa scendere significa da dove? Dal cielo. Perché questa battaglia, l'ho detto in queste sere, va bene, in questo tour mariano, è il settimo che faccio, eh? È proprio... l'Italia è bella da girare, ma poi ormai conosco anche le tappe dove fermarmi, i migliori ristoranti d'Italia, capito? Ormai sono di casa Italia, l'unica cosa che mi spiace è che l'Italia non vada ai mondiali, ma se lo merita, visto com'è messa l'Italia. Allora, in questo tour io mi accorgo proprio questo, ci siamo, ma io vado dicendo in questo tour una cosa molto importante, cioè la battaglia non è tra Bergoglio, chi dice, perché qualcuno anche tra i preti dice ma Don Minutella se la prende col Papa, ce l'ha col Papa, ce l'ha con Bergoglio, ma niente affatto, non me ne importa proprio nulla. A me importa alzare la voce per difendere la sana dottrina cattolica dinanzi a chiunque. Capito? Perché la battaglia è tra la donna vestita di sole e il dragone infernale, ma Apocalisse 12,7 dice anche che ci viene incontro l'aiuto di San Michele Arcangelo. Per quello nel testo di Gioele noi troviamo questa applicazione, naturalmente
gli esegeti del metodo storico critico inorridiscono di fronte a questa lettura, diciamo così, allegorica, no? Perché il metodo storico critico, no? Cioè scientifico, il testo sacro diventa praticamente un libro di letteratura del vicino Oriente antico, niente più di quello. Non stupisce Serravasi, io ho tolto i libri di Ravasi dalla mia biblioteca, non li voglio, perché quando studiavo in seminario ci sono cascato anch'io, va bene, ma lì c'è proprio mancanza di fede. Quando Ravasi dice che il camminare di Gesù sulle acque o il moltiplicare i pani è un prestito delle vicine culture orientali magiche che gli evangelisti hanno fatto proprio, quindi non è vero che Gesù ha moltiplicato i pani, non è vero che Gesù ha camminato sulle acque. Questo è l'interpretazione del metodo storico critico spinto, diceva von Balthasar, l'avamposto esegetico, diceva Hans-Urs von Balthasar, avrebbe, diciamo così, squalificato l'avamposto dogmatico. Non so se capite, significa la lettura assolutista del metodo storico critico razionalistico avrebbe del tutto privato la Sacra Scrittura di ciò che significa questo per me, per te, per noi, capite? Ecco, va bene, questa era l'introduzione. Adesso io vorrei andarvi a parlare, appunto, come vi dicevo, del tema che questa sera ci riguarda. Oh, a proposito, i vomeri di cui parlo, mi sono chiesto, ma qual è il vomere che i deboli che diventano guerrieri per aiutare la Madonna prendono indosso? Beh, non è che è molto difficile, eccola qui, la corona del rosario. Il Monforte dice una cosa che, guardate, che è vera, con molti preti e anche parecchi vescovi, soprattutto in Italia, funziona così. Provate a dare loro una corona del rosario tra le mani. Dice il Monforte, preferirebbero avere un serpente tra le mani piuttosto che la corona della Madonna. È vero, guardate, come si infiammano quando parlano di Lutero, quale fastidio provano quando si parla Madonna. Accecamento. Questa sera sono stato a cena con un paio di amici, alcuni dei quali sono qui, c'era anche un sacerdote, ci si domandava come mai questi preti, vescovi, cardinali e anche più in alto ormai sono così accecati. È un castigo di Dio o è una conseguenza delle proprie scelte? Tutte e due, l'una richiama l'altra. Suor Lucia a Fatima aveva detto, se non verrà ascoltata la Madonna, Dio la concede, la Madonna, con una certa trepidazione. Guardate che è una frase forte, con una certa trepidazione. Significa che se non viene accolto più neanche il dono della Santa Vergine, si commetterebbe, ha detto Suor Lucia, un peccato contro lo Spirito Santo. Cioè, il peccato contro l'accecamento, e dice San Tommaso d'Aquino, è la conseguenza dell'indurimento del cuore, come il faraone re d'Egitto, di fronte ai prodigi di Dio, il faraone chiude il cuore e rimane accecato. Di fronte a quello che il cielo in questi tempi, pensate solo Fatima, sta realizzando, no? La chiusura del cuore della gerarchia ecclesiastica ha prodotto l'accecamento. Dio lascia che Lutero diventi il loro modello. Questi si infiammano per Lutero, no? Si infiammano. Io ho parlato di luteromania, la luterite. Attenzione, ci sono due virus. La luterite, addirittura l'applauso. Vabbè, se volete fatelo, non è un problema. Fermi, adesso diranno i nemici, avete visto, fa lo show, Bobby Nutella. Meno male che però l'applauso parte da voi. La luterite acuta, mentre noi abbiamo, però anche noi abbiamo la marianita, che, ma almeno quella produce effetti positivi, no? Ecco. Allora, questa luterite che hanno è conseguenza dell'accecamento, non c'è niente da fare. Tu puoi trovare i preti che quando si tratta di incontri di preghiera ecumenici, dove ciò che è importante, ciò che deve essere messo in gioco è l'identità cattolica, no? L'importante è questo atteggiamento rinunciatario nei confronti dell'identità cattolica apostolica romana. Allora poi tutto è possibile, tutto è possibile. E attenzione, siccome adesso l'establishment al governo è esattamente questo, cioè quelli che oggi sono al governo sono accecati. E allora ecco che viene fuori, a quanto sembra, questo documento dove i preti dovranno firmare. Ah, vedrete cosa succederà, Vedrete cosa succederà. Tanti stanno cominciando a studiare anche il video che ho fatto io quando ho spiegato perché non facevo l'atto di pubblica fedeltà, no?
Perché vedrete cose, perché da quell'altra parte poi a noi che rimaniamo cattolici, anche voi laici, preparatevi, è da Caserta che lo vado dicendo, dalla Calabria, che dovete prepararvi anche voi, mica possiamo pagare solo i preti, tutti siamo in gioco, perché usano i codici, il codice di diritto canonico, le sanzioni, hanno il potere nelle mani, lo esercitano, capito? Bene, allora questa sera il tema che io volevo trattare è quello della apostasia eucaristica. Innanzitutto, perché tante volte sembra che uno dica delle parolacce per chi non lo sa, che significa apostasia? Che cos'è la parola apostasia? Lo sapete? Viene dal greco, no? Tradimento della fede. Ecco, significa la perdita totale della fede. La perdita totale della fede, in termini di opposizione chiara oppure di, diciamo così, travisamento, camuffamento, capite? Oggi siamo in presenza di tutte e due le questioni. Ma quando si parla di apostasia, già San Giovanni Paolo II, in tempi non sospetti, e ancora di più Benedetto XVI, hanno intravisto questa possibilità. O perché come mai l'hanno intravista? O perché l'ha detto la Madonna Fatima, adesso ci arriviamo, o perché, guardando come andavano le cose dentro la Chiesa Cattolica, quando però al governo c'era ancora un Papa cattolico, perché l'attuale Papa non è niente affatto cattolico, finora nelle scelte che ha fatto si è mostrato completamente per nulla cattolico, ecco, o perché da pontefici si rendevano conto che già strisciava, parlano di apostasia strisciante in Europa, un pensiero non cattolico, perché c'era questo riferimento a Fatima. Quale delle due cose è vera? Ma tutte e due, è ovvio. Cioè, l'apostasia è il tema centrale del terzo segreto di Fatima, amici cari. Tant'è che quando Benedetto XVI, che era ancora cardinale nel 92, insieme al cardinal Schönborn, che all'inizio sembrava lì per lì essere uno cattolico, invece poi è deragliato completamente, come sapete, no? In posizioni progressiste estreme, addirittura estremista del pensiero progressista, filo bergogliano in forma chiara, in forma nitida, e cardinal Ratzinger ha preparato il catechismo, ha fatto da stesore del catechismo della Chiesa Cattolica, no? Nel 92, credo. Bene, ci stanno tre numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica che parlano della prova finale della Chiesa, va bene? E più di qualcuno sostiene che questi tre punti siano una sorta di riflesso magisteriale, diciamo col linguaggio catechetico, di ciò di cui parla il terzo segreto di Fatima. Cioè l'apostasia nella Chiesa è perciò l'ingresso di Satana dentro la Chiesa, capite? E infatti se tu vai a guardare quei numeri dici, oh, ma questi parlano dei nostri giorni, capito? Quindi l'apostasia è questa. Ma qual è il primo sintomo? Perché quando uno ha la febbre, no? C'ha una malattia, insomma, in generale, ci sono i primi sintomi. Poi dai sintomi si risale con la diagnosi al problema e si segue la terapia. Il problema è che qui la terapia non la vogliono seguire, l'importante è che Don Minutella passi per matto, ha il suo harem, fa lo shomè con Padre Pio, non so cos'altro, c'ha i soldi, avete visto, no? Fa una setta, io ho invitato Don Mauro Leonardi a confrontarci, c'è niente da fare, perché quando poi tu li inviti a parlare dei contenuti, perché non fanno altro che calunniare, calunniano, diffamano, no? Diffamano. Don Mauro Leonardi a me non mi ha mai conosciuto, non sa chi sia io, ma è andato lì nel salotto televisivo a crocifiggere Don Minutella. Allora ho detto, vediamoci sui contenuti, visto che vai da lussuria ed esci da lì senza neanche un minimo appello alla conversione, anzi quando ti dice che fa la comunione sei persino felice. Questi hanno proprio perso la lucidità, poveracci, sono dei poveracci. Da quell'altra parte sono dei poveracci, amici cari, ma ci perseguitino pure, ci trattino pure male, ma noi almeno sappiamo dove sta la verità, capite? È molto importante che questo lo cogliate. Qual è il primo sintomo?
dell'apostasia. Quale può essere per noi cattolici, amici cari, avete pazienza, non è difficile dirlo. È sic et simpliciter l'apostasia eucaristica, perché l'eucaristia è il nostro tesoro, perché l'eucaristia, rispetto a come hanno detto gli eretici, e parlo di Berengario di Tours nel XII secolo e poi a partire da Lutero tutte le chiese della Riforma, Gesù Cristo non è presente in termini simbolici nel pane eucaristico, ma ditemi voi se a partire dai preti come celebriamo e poi dai fedeli come vi partecipano, non sembra di essere diventati protestanti, luterani. È una presenza reale. Reale significa che Gesù è realmente presente nell'ostia santa. Ma questo è un pensiero, amici cari, che Padre Pio diceva: il mondo si può anche reggere senza il sole, ma non può andare avanti senza la messa, senza l'eucaristia. È il sole che dà vita. Ecco perché oggi tutti sono depressi, tristi e corrono nelle farmacie, mi capite? Con magari anche con la ricetta medica. È Gesù Cristo Eucaristia, amici cari, che ci dà la vita, che ci dà l'energia, che ci dà la forza, che ci protegge da Satana, che ci dà l'indirizzo metafisico nella vita, perché noi quando abbiamo Gesù nel cuore capiamo che questa vita sulla terra è un passaggio. Ecco perché l'Italia è così depressa, perché ha tradito, è apostata l'Italia, è pseudo-cattolica, è apostata, si vede. Basterebbe sapere che a Loreto hanno prenotato i banchi senza più gli inginocchiatoi. Apostati, Italia, convertiti, Italia, torna alla fede di un tempo, perché a chi molto è stato dato, molto sarà chiesto. Che prospettiva ha questa nostra povera patria? Guardate bene, tutti depressi, tutti tristi. Vai nei centri commerciali, vai sugli autobus, vai, non so come dire, la gente è tutta triste. Sembra un venerdì santo permanente. È così, eh? Perché? Perché mai come oggi gli uomini, le donne, la gente si è allontanata dal sole. Il sole dà vita, figlioli cari. Prima di venire qui mi è stata raccontata la storia di Don Stefano Gobbi, non so chi di voi l'ha conosciuto. Don Stefano Gobbi era, speriamo che la sedia regga, sarebbe clamoroso, Don Minutello è crollato. Allora, Don Stefano Gobbi, mi è stato rivelato da un suo stretto collaboratore, portava sempre addosso, nascosta nella talare, una teca con la presenza di Gesù Eucaristia. Gliel'aveva detto la Madonna. Lui parlava con la Madonna, aveva le locuzioni, ma non esistevano ancora le iene, grazie a Dio. Lui parlava con la Madonna e la Madonna gli ha detto di tenere addosso il Santissimo. Lui portava una teca e teneva sempre Gesù con sé, perché la Madonna gli ha detto: tienilo, perché sennò il demonio ti sbrana. Capito? Perché se no il demonio ti sbrana. E mi è stato raccontato che quando ha avuto l'infarto è cascato a terra, istintivamente lui, sapete, quando c'è l'infarto non c'è, a quanto sembra, neanche più tante volte la lucidità, insomma, ma lui istintivamente con le mani ha stretto a sé e cercava Gesù. Che bello questo, amici cari. Quando tu sei con Gesù non c'è niente che ti possa più fare paura. Quando tu scopri Gesù Eucaristia nella tua vita come i santi, non puoi più fare a meno di lui. Di fatto la terapia che io ho offerto sempre a tutte le anime che ho incontrato e funzionava, era, l'ho detto ieri sera, la messa quotidiana. Quando uno scopre Gesù Eucaristia ogni giorno non ne può più fare a meno. Io ho trovato tutte le tecniche, ci cascavano anche gli uomini, non solo le donne, anzi gli uomini più delle donne. Dicevo: Quaresima, Mercoledì delle Ceneri, non vi preoccupate per il digiuno, le astinenze, fatele pure, però
facciamo così che andiamo a messa ogni giorno, vi sposto se volete anche l'orario della messa, tutti a messa. Poi finiva la quaresima, diceva: Signore, aiutami a inventare con me qualche altra cosa. La novena della Divina Misericordia, Gesù a Santa Faustina, non era manco vero, ho persino detto bugie sacre per portarli al Signore, perché mi sono inventato che Gesù ha detto a Santa Faustina che per la novena della Divina Misericordia voleva che tutti andassero a messa. O sono venuti tutti a messa, hanno detto: ma non facciamo che questi vanno in paradiso e poi arrostisco i purgatori. Ma venivano tutti a messa, eh? Perché poi quando tu incontri Gesù, ma io non so, le parrocchie sembrano luoghi spettrali, però mentre il prete dice messa, ci sono quattro anzianotte che dicono lì la che partecipano a messa giusto perché il prete non si suicidi, perché, capito? Poi sono tutti luterani, no? Progressisti, bergogliani, e però poi tu li vedi che, capito? E allora bisogna arrostire in chiesa. Cioè, adesso vediamoci in chiesa perché non vedono più, non sanno più come fare per riempire la chiesa. L'hanno trasformata in osteria, capito? Io ho cambiato da subito, ho detto, da subito sono diventato prete, ho detto subito a me stesso: qui occorre investire subito, perché avevo fiutato, anche grazie a Fombaltasar, che la formazione che mi hanno dato in seminario era falsa, non andava bene. Quindi io non ho più fatto quegli incontri di consiglio pastorale parrocchiale, quelle cose interminabili lì che non servono proprio a nulla, perché la fede cattolica non è il Parlamento, non è una sorta di governo democratico. Qui c'è in gioco la salvezza del mio padre Pio. Mi ricordo di aver letto, lui è morto nel 68, nel 67, un anno prima di morire, quando cominciavano a circolare quelle tesi dei consigli pastorali parrocchiali, quelle robe lì, no? Che ingolfano le parrocchie, infatti i preti sono ingolfati, va bene, perché fanno, ma poi stringi. E padre Pio dice: ma che fate? Le anime si salvano? Con il sangue. E lì sì che Padre Pio mostrava le mani. Cioè, il gioco soprannaturale delle anime è completamente scomparso. Ma, appunto, il primo problema è l'Eucaristia. Allora, apostasia eucaristica. Siccome la prima parte mi sono un po' dilungato con la premessa, domani che la seconda parte sarà ancora peggio. Allora, ormai mi conosco. Dunque, per capire l'apostasia eucaristica oggi, bisogna partire da un dato. Siamo già nello specifico della questione. Qual è il dato? Da dove uno coglie, diciamo così, quali sono gli elementi per cogliere se l'Eucaristia sta al centro? È facile, non è così difficile, ve lo dico subito. Ci sono, poniamo, tre frontiere. Ne pongo tre, potrebbero essere anche altre, ma io ne pongo tre. La prima è la teologia, pensiero teologico. La seconda è la frontiera pastorale, quindi come si celebra nelle parrocchie, come si vive la messa, come si riceve Gesù Eucaristia, no? La terza è la frontiera della spiritualità. Cominciamo da quest'ultima. Com'è la spiritualità cattolica odierna? C'è una frammentazione preoccupante, amici cari, no? Oggi tu quando vai dalle Paoline, no? Io non vado più dalle Paoline a Palermo, potete immaginare perché. Se qualche volta capita, mentre faccio questi tour, di andare da qualche parte delle Paoline, mi camuffo, no? Mi metto la maschera, perché poi qualche volta è capitato di chiedere: scusi, avete il libro di... sono stato qui, avete il libro di Don Minutella? Allora mi ha detto: sì, ho sentito dire questo nome, Sì, io cercavo il libro I Tempi di Maria, quello che ho pubblicato l'anno scorso. Che sapevo che le Paoline lo hanno, c'è stato proprio una disposizione rifiutato. E certo, non posso stare accanto a Enzo Bianchi e a Walter Kasper, ovvio, mi sembra ovvio, se no soffocano, capito? Allora la sua mi ha detto: guardi un momento che vado a informarmi. È tornata sconvolta, mi ha detto: ma lei vuole questo libro? Sì, ma questo libro è vietato. Questo libro è eretico. Sì, certo, hanno ragione. Guardate, io ho detto ieri sera, ho avuto chiaro dalla Madonna una cosa, che questi fanno sul serio dall'altra parte. Cioè, io arriverò alla scomunica, li costringo io a darmela, capite? Primo perché sono nulle, tutte le cose che mi gettano addosso Dio chiederà conto loro, capite?
perché sono false. Tuttavia, quando loro dicono che io attento, perché qual è il motivo per cui io sono stato sospeso di vinis, rimosso dalla parrocchia? Perché io attento alla comunione ecclesiale. Poveracci, hanno ragione. Bisogna vedere quale tipo di comunione, di quale chiesa. Hanno ragione, perché la loro chiesa, che è fondata su Lutero, sui poteri forti, su questa febbre mondana, questa chiesa secolarizzata, prostituita al mondo, hanno ragione nel dire che poi arriva un prete come sottoscritto che attenta alla comunione. Ma appunto per questo le loro condanne sono false. Com'è la spiritualità oggi? Com'è la spiritualità cattolica? È frammentata. Vi porto, cioè è come una Macedonia, un minestrone, no? Il minestrone, metti giù dentro di tutto, ho visto di tutto in certi minestroni, anche roba insospettabile. Quel che rimane, facciamo un bel minestrone e vai giù dentro. Dentro quell'acqua scura, più la fai scura e puoi mettere di tutto quello che vuoi, tanto nessuno si accorge di nulla. E così è la... E come? Non è così per caso? Dai, un po' così, non fate... ditemi la verità, tutto quello che deve essere tirato via perché non marcisca dentro il minestrone, tanto nessuno si accorge di niente. Ma ecco, questa è la spiritualità cattolica del nostro tempo. Giù via col minestrone, mangi di tutto. Bisogna invece puntare all'essenziale per noi cattolici, che è trascurato. Però prima voglio darvi gli ingredienti del minestrone, va bene? Voglio darvi degli ingredienti del minestrone che non è più cattolico. Allora, tu entri in una libreria cattolica, va bene? Faccio solo un esempio, prova a chiedere Maria Valtorta, guarda come ti guardano le suore. Poi ci aggiungi Caterina Emmerich. Senta, c'è qualcosa su Fatima? Fra un po' chiamano il 118, capito? Perché i libri che loro devono sponsorizzare sono quelli di Enzo Bianchi. Anche il mio vescovo si è messo a scrivere ora dei libri, e tu li leggi e trovi che è sempre la stessa minestra. Guardate, veramente uno dice, ma sono proprio monotoni come il diavolo, ma che fossero un po' più allegri come sottoscritto almeno. Io ho pensato, ma perché non mi propongono un dibattito? Io sapete che lo chiedo da tempo, no? Un confronto? Mi mandano uno un po' più allegro come sottoscritto, via, un po' più di simpatia, capito? Sono monotoni, i poveri, gli immigrati, no? Le attenzioni sociali, il sinodo qui, il sinodo... È sempre la stessa minestra. È sempre la stessa minestra. Ma attenzione a questo minestrone che adesso vi faccio capire. Dunque, vi porto degli esempi di questo minestrone che oggi attenta chiaramente a questa apostasia, che fa capire l'apostasia eucaristica. Primo è il ritorno ai padri. Notate, su questo la edizione Kikaion, quelli di Enzo Bianchi, no? Della comunità di Bose, sto facendo un lavoro eccezionale. Il ritorno ai padri della Chiesa significa, cioè il primo secolo, il secondo secolo, il terzo secolo, il quarto, anche quinto, sesto secolo dopo Cristo, ci sono i padri della Chiesa. Se salta qualche passaggio alzate la mano che capisco, lo ripeto, finora è chiaro, no? Penso di sì. Però come? Molto. Ecco, però questo ritorno ai padri, lo dicevo già ieri sera, è ideologico e vi dimostro perché. Non è sincero, non è autentico, è ideologico, perché questo ritorno ai padri ha di mira, diciamo così, non so come definirlo, comunque vediamo come chiamarlo, la censura di ciò che ci sta dopo. In particolare del secondo millennio cristiano, e in modo del tutto particolare il Concilio di Trento, la spiritualità tridentina cattolica apostolica romana, non ne vogliono sentir parlare. Per Enzo Bianchi la Chiesa cattolica sorge all'inizio come per tutti noi, ma si ferma coi padri della Chiesa, al limite è disposta ad ammetterci anche San Bernardo di Chiaravalle, no, per dire gli ultimi esiti, ma non parliamo, che so io, di San Francesco di Sales, visto che oggi è stata la sua festa, capito? Patrono dei giornalisti, preghiamolo che apra le menti dei giornalisti, che ormai è un regime in Italia. Vabbè, non si parla mai di San Francesco di Sales, per dirne una.
O se tu citi la battaglia di Lepanto 1571, San Pio, qui, questi ti aggrediscono, non so se è chiaro. Quindi questo primo diciamo elemento del minestrone anticattolico che ha parvenza di cattolicesimo è quello del ritorno ai padri, che però è di tipo ideologico. Non so se sono riuscito a spiegarlo, penso di sì. Ve ne cito quattro, perché se cito tutti gli ingredienti ci andiamo domattina. Il ritorno ai padri di tipo ideologico significa una sconfessione, una censura del Concilio di Trento, perché tutto è fatto ancora oggi in direzione antitridentina, capito? In direzione antitridentina, perché c'è il filo luteranesimo. Secondo tipo di spiritualità odierna che ha nulla a che fare con il primato eucaristico, l'ho definita spiritualità ecumenica, no? Che cos'è la spiritualità ecumenica? Di per sé anche questa, come ritorno ai padri, infatti sono molto affini, no? Notate che certe case editrici cattoliche o pseudo-cattoliche portano avanti le due frontiere, cioè la frontiera patristica accanto a quella squisitamente ecumenica. Di per sé è una cosa che il Concilio Vaticano II ha incoraggiato e così via. E tuttavia notate che questa spiritualità ecumenica è rinunciataria, anche questa, dell'identità cattolica. Me lo ricordo io, e mica mi invento nulla, che negli anni 90, quando ero in seminario, mi preparavo a diventare prete, e andavo dalle Paoline a comprare libri, e insomma, figlioli cari, cosa volete? Mi ricordo in seminario si faceva la Katistos greco, cioè l'inno alla Madonna, che è molto bello, per carità, e anche a me piaceva diciamo, viverlo. Oppure si leggevano i testi di Lutero sul Magnificat, un po' meno bello, comunque si leggeva anche quello. Poi veniva la febbre, sapete che c'è la febbre del sabato sera? C'era la febbre della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Scusate, ma l'unità dei cristiani che significa? Che a noi ci devono chiedere, come sta facendo Bergoglio, di non inginocchiarci più davanti al Santissimo? Di non parlare più della presenza reale di Gesù nell'Eucaristia? Questo non è vero ecumenismo. Questo è un'altra cosa, questo è il progetto di una Chiesa unica mondiale, è un'altra storia. Noi non ci stiamo, questo è evidente. Capite? Finora è chiaro, no? Bene, ve ne cito altre due, se no, ripeto, non la finiamo più. La spiritualità biblica. Anche qui uno potrebbe dire, ma che bello, provate a vedere, no? Uno va dalle Paoline e trova Ravasi che pontifica su tutta la Sacra Scrittura, su tutta, e non è l'unico, sono testi bellissimi. Anche la spiritualità biblica che oggi si sviluppa con la Lezio Divina, per esempio, no? La Lezio Divina che si fa nelle parrocchie, però è in funzione anche questa, come il ritorno ai padri e come la versione ecumenista, è anche questa è inficiata, è avvelenata da un livore anticattolico. Noi volete la riprova? Il primato della parola, tu entri in certe chiese cattoliche dove non c'è più neanche la presenza di Gesù Eucaristia. Mi ricordo io a Palermo un mio confratello che oggi è vicario e passa per uno dei più qualificati, vabbè, facciano quel che vogliono, capito? Ormai facciano quel che vogliono. Lui nella chiesa dove è rettore ha messo al centro dell'altare, o poco più defilato, una tribuna, che sembra una tribuna elettorale, quello di Cettola Qualunque sembra quella tribuna lì. E quella tribuna lì che cos'è? Uno chiede, perché si celebrano i matrimoni in quella chiesa, non so se c'è ancora questa tribuna, perché quando sono andato l'ultima volta che ho celebrato tempo fa il matrimonio, poi ho visto questa roba qui, ho detto vediamo il Santissimo dov'è, ma c'è proprio un livore, amici cari, credetemi, è qualcosa di... e sono accecati, il Santissimo era dentro il tabernacolo, ma la candela era spenta, la tovaglia era sporca, c'era tutta la polvere e le ragnatele. Però c'era la tribuna della parola. Quindi questa spiritualità biblica che oggi circola, anche questa sottilmente è in funzione anticattolica, perché toglie il primato all'Eucaristia. Per noi cattolici il primato non ce l'ha affatto la parola. È mai stato così. Per noi cattolici il primato è l'Eucaristia, perché come diceva il povero Paolo VI, all'indomani del concilio, anzi durante gli stessi lavori del concilio, quando capì
che le cose si stavano mettendo male, ha scritto il Mysterium Fide, che è un'enciclica sull'Eucaristia che è stata boicottata, ed era il Papa a scriverla, dove Paolo VI diceva: di fronte a quello che vediamo, cogliamo il rischio che ci sia un inquinamento della realtà cattolica, ribadiamo con forza che Cristo è presente, e fa l'elenco dei modi con cui Gesù è presente in mezzo a noi, però poi conclude dicendo: ma Paolo VI, ma il modo con cui Gesù è presente nell'Eucaristia supera tutti gli altri, perché è una presenza reale per antonomasia. Ma non c'è stato niente da fare, è continuata a circolare questa spiritualità biblica, no? Che ha di mira questo dare il primato alla parola, deprivando il primato eucaristico. Notate nelle chiese costruite negli ultimi 30 anni, 40 anni, anche certi santuari che viene il brivido a entrarci, notate come sono costruiti in posizione primaria, centrale e, diciamo, dal punto di vista anche visivo, lambone, e notate che fine ha fatto il tabernacolo. È scomparso, decentrato. Capite? Quante ne ho dette? Dimmi, quanti ministroni ho presentato finora? Tre. Penso che adesso sarete proprio sazi abbastanza. Ve ne presento l'ultimo. C'è un altro filone di spiritualità che, a dire il vero, sembrerebbe essere il meno, forse mi sto appesantendo, spero di no, però volevo mettervi in guardia, che a dire il vero sembra il meno nocivo, in realtà, come spesso succede con le cose diaboliche, è quello più rischioso, perché, diciamo così, fa il prurito a una sensibilità che abbiamo tutti noi. Qual è questa spiritualità? Abbiamo visto quella dei padri, quella biblica, quella ecumenica. Troverete, andando dalle Pauline, queste mi faranno una denuncia per diffamazione, troverete andando dalle Pauline un sacco di libri con questi titoli, e poi si vuole la spiritualità, come uscire dalla depressione, come vincere lo stress, come stare bene con se stessi, come ricomporre il sé. Che ho detto? Il sé, ma che è questo sé? Veramente mi dico, come ricomporre il sé? Allora ho detto, voglio capire, ho preso quel libro lì, non sapevo che io fossi io sono anche sé. Poi leggendo veramente incappi nell'errore, perché magari eri unitario in te stesso, quel libro lì lavora per ricostruire la frammentazione, in realtà dopo aver letto il libro io ho rischiato lì la frammentazione, perché io ho detto, oltre che io sono anche sé, quindi oltre che io sono anche sé, vabbè, come ricomporre il sé. Notate, questi sono testi, no? L'enneagramma, tutte quelle storie lì, e poi questa spiritualità che, diciamo, in maniera subdola in maniera contigua richiama la spiritualità buddista della pace interiore, lo yoga, libri sullo yoga, che padre Amort diceva che lo yoga è una pratica satanica. E tu vai nelle librerie cattoliche e trovi in posizione centrale il Buddha che fa lo yoga. No, non volevo essere irriverente, mi è scappato. Enzo Bianchi che fa lo yoga, no? E Buddha che fa lo yoga, e ti invitano a fare lo yoga. E che fine ha fatto il rosario? Parla alle Pauline del rosario. O chiedi il libretto, questo qui che io lo sto facendo, l'ho iniziato il 4 agosto, solo Dio sa quanto è pesante farlo, però è anche bello, le orazioni di Santa, prova a chiedermi, dà le orazioni di Santa Brigida, ti guardano, questo è matto, viene dalle catacombe, capito? La spiritualità, come si fino è chiaro, vedete quanti rischi, figlioli cari, e così hanno inquinato le menti. E così una regia occulta che in mano a Satana ha lavorato nella formazione dei seminaristi che oggi sono i parroci sperduti, che non amano Gesù Cristo, Gesù Cristo non è amato. C'era una santa, perché fra un po' dovrò parlare, ma che fra un po', sono già le 10:20, no, ma per carità di Dio, ma io starei tutta la notte a parlare così, vi assicuro, perché le cose di Dio non stancano, guardate così, le cose di Dio, quelli lì stancano, capito? Io tante volte mi collego sul profilo Facebook dell'arcidiocesi, che di occasione importante, vuol dire il vescovo cosa dice, parte e fa sempre lo stesso discorso sui poveri, accogliere gli altri, il cuore inclusivo, non se ne è voluto. Allora, però, c'era una santa, a proposito del fatto che Gesù non è amato,
ma sono stati tanti santi che hanno fatto questo, ma in particolare questa Santa Maria Maddalena de Pazzi, mai tanto nome fu azzeccato. Lei era una carmelitana vissuta nel 1500 a Firenze. Oh, l'Italia è piena di santi. E allora la notte, quando le altre sole andavano a dormire, lei faceva finta di andare a dormire e poi se ne andava davanti al tabernacolo dove c'è Gesù vivo e vero. E se oggi non c'è più slancio verso la santità e siamo tutti che arranchiamo, stanchi, appesantiti e subiamo tutti attacchi satanici senza precedenti, gli esorcisti sono lì a confermarlo. Mai come oggi Satana entra nelle famiglie, possiede le anime, disturba pesantemente. Perché? Perché il distacco eucaristico, il distacco da Gesù Cristo, perché voi siete il popolo di Dio, siamo noi pastori che ve lo dobbiamo dire, capite? È colpa nostra, e siamo noi che dobbiamo sempre spingervi a venire al tabernacolo, no? Ad andare a incontrare Gesù, a fare esperienza di Gesù Eucaristia, perché alla presenza del tabernacolo, anche quando Gesù non è esposto sull'altare, però anche quando è dentro il tabernacolo, è bella quella frase Deus asconditus, però tu, capito, senti che lì c'è Gesù. E San Tommaso d'Aquino metteva la testa, che ho raccontato tante volte ai miei parrocchiani, che una volta ho provato a farlo anche io nella mia parrocchia, si è incastrata la testa. Allora io ho detto, qui sono due le cose: o questo tabernacolo è piccolo o io ho la testa più grande di San Tommaso d'Aquino, che era un complimento a me stesso. Capito? Incontrare Gesù. Santa Maria Maddalena dei Pazzi stava davanti a Gesù. Tu prova a farlo. No, prova, per carità, so che lo fate. Stai un po' davanti a Gesù, però non gli raccontare le tue cose sempre, non lo stancare, ascolta. Cosa ascolti? Il suo cuore. Quale cuore? Il cuore eucaristico di Gesù. E allora che devo fare? Fai come Giovanni, poggia il tuo capo stanco sul petto di Gesù. Stai certo, figliolo caro, i santi ce lo insegnano, che dopo neanche, poniamo mezz'ora, il cuore si rasserena, trova pace. Senti che i leoni diventano gatti miagolanti, ma soprattutto quello che è il rischio più grosso, comincia ad accendersi il fuoco dell'amore di Dio. L'amore di Gesù comincia a toccarti il cuore. Quella lì, Santa Margherita Maria, Santa, sono così tante queste, Santa Maddalena dei Pazzi, Santa Maria Maddalena dei Pazzi, che a un certo punto, dopo poniamo due ore di adorazione davanti al tabernacolo, non riusciva più a star lì. Sapete cosa faceva? Andava a suonare le campane di notte, andava a suonare le campane di notte, poi correva nei corridoi del convento, bussava nelle stanze delle povere suore che volevano dormire e non contenta saliva nel terrazzo per gridare ai fiorentini che cosa? L'amore non è amato, l'amore non è amato, capito? Perché uno che sa che lì c'è Gesù, lo vede come Gesù è trascurato. Ai nostri giorni, altro che terrazzo, io salterei sulla cattedrale di Milano, lì dove c'è la Madonnina, per gridare non l'amore non è amato, ma direi l'amore è calunniato, l'amore è tradito, l'amore è abbandonato, abbiamo ricacciato Gesù nel Getsemani, questo cattolicesimo falso, non identitario, che rinnega se stesso, che ha in odio se stesso. Questo cattolicesimo sociale, questo cattolicesimo privo del respiro soprannaturale, è per quello che Gesù nel Getsemani, come racconta Caterina Emmerich, ha sudato sangue quando Satana gli diceva, mostrandogli purtroppo la Chiesa del nostro tempo, guarda, chi te lo fa fare, guarda come si ridurranno, guarda come ti tratteranno, la comunione delle mani, questi cattolici adulti, che poi c'è una sorta proprio di insolenza antimariana. Che bello quando il fedele la va a ricevere in ginocchio, quella santa comunione. Ecco, e quella spiritualità lì, la quarta, si chiama spiritualità, si chiama, l'ho chiamata io, spiritualità simil New Age, che è la più perniciosa fra le quattro. Anzitutto perché non c'è alcun riferimento all'Eucaristia, ma a pratiche ascetiche, provenienti peraltro, come abbiamo detto, da mondi paralleli, non ci appartengono, perché noi con Gesù Cristo abbiamo tutto, no? E soprattutto perché mirano, puntano al benessere mentale, fisico e spirituale. Io soffro di reflusso, ormai il mondo intero lo sa,
Diciamo, in seminario ho fatto una volta una seduta di yoga. Sì, e ci sono passato anch'io per dirvi, in seminario. E mi ricordo molto bene, sono messo lì, avevo letto von Balthasar che diceva che legame c'è, da questo capirete tutti, tra Gesù Cristo in croce. Io e i miei fedeli dicevo sempre, il crocifisso è l'amore totale. Il tabernacolo è l'amore reale. Di fatto nelle chiese, secondo la tradizione, c'è il tabernacolo e sopra il crocifisso. Amore reale, amore totale. Dicevo von Balthasar, che legame c'è tra Buddha, panciuto, seduto su se stesso, che cerca la tarassia, dicevano i greci, cioè la beatitudine nirvana per i buddhisti. Cioè, questa è Gesù che sta in croce. Siamo rinnegatori della nostra fede cristiana. Perché Gesù non ci ha promesso su questa terra il benessere. Siamo ipocriti e ci lamentiamo. Gesù ha detto, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La Madonna a Lourdes, a Bernadette, ha detto, non ti prometto la felicità in questo mondo, ma nell'altro. A Fatima, a tre bambini di 7, 6 e 9 anni, la Madonna ha detto, volete accettare le sofferenze che Dio vi manderà? Mi ricordo quando una volta tenni questa catechesi in una parrocchia, la mia seconda esperienza da vice parroco, l'ho fatto in una parrocchia tra le più eleganti di Palermo, dove la gente arrivava sempre in ritardo ed era ben pensante. Cioè, questo cattolicesimo borghese, no? Tu non dovevi scuotere, io facevo mia apposta. E sono fatto così. E mi ricordo che una volta una signora si è alzata quando citavo questa frase di Fatima, Madonna dice... Non vi prometto la felicità in questo... No, scusate, volete accettare le sofferenze che Dio vi manderà? Lei alzata e ha detto, questa non può essere la Madonna, e se n'è andata. Eravamo nei primissimi anni del 2000, ma erano, diciamo così, gli assaggi di quello che oggi circola. Di fatto, cosa ha detto Bergoglio a Fatima? Pochi l'hanno capito, ha rinnegato per Fatima, perché nella Cappella delle Apparizioni, con una insolenza preoccupante, ha detto alla Madonna che appare minaccia castighi nella percezione soggettiva, preferisco... La Maria dei Vangeli, quindi ha detto che Fatima è nella mente di Suor Lucia, però poi ha canonizzato Giacinto e Francesco. Io non so, per esempio, canonizzano Lutero e si scordano che una beata, altrimenti non è beata, la beata Serafini, ha visto Lutero in inferno, picchiato dal diavolo che non riusciva a mettergli il chiodo in testa, talmente è stato orgoglioso intellettualmente Lutero. Capite? Capite? Gesù in croce è un'altra cosa, figlioli. Mi spiace deludervi, ma è venuto il momento, la Madonna me lo chiede, come vedete vado in giro, a fare una catechesi che sembra una implantatio ecclesiae, cioè come se, non parlo di voi, parlo in generale, tu devi parlare a dei pagani che se lo sono scordato, Gesù non ci ha promesso la felicità, anzi, se il mondo ha odiato me, ha detto Gesù nel Vangelo di Giovanni, odierà anche voi, figlioli cari. Ecco perché poi ci si deprime, perché noi vogliamo star bene a tutti i costi, come quando il bambino piccolo fa il capriccioso e poi piange. A tutti i costi vogliamo star bene. Bisogna capire cosa significa star bene. Tu stai bene quando sei con Gesù. Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Mi ricordo quando ho fatto quella pratica yoga, poi ci ho detto, oh, ma a me quindi fa male l'ombelico, perché avevano poi mi è pure salito l'acido, per cui ho detto a quelli che mi sono, scusate, varrà bene per tutti gli abitanti del pianeta Terra, ma a me sta pratica yoga mi ha pure aumentato il reflusso, quindi non la posso fare. Ecco, capite? Allora, queste spiritualità che circolano hanno soffocato la vera spiritualità. Figlioli cari, la spiritualità intanto è cattolica in quanto è eucaristica. Lo ripetiamo, la spiritualità intanto è cattolica in quanto è eucaristica. Eppure notatelo, a parte qualche lodevole eccezione, il riferimento eucaristico è pressoché scomparso. Notatelo, nell'editoria cattolica c'è più niente, non si scrive più nulla su questo. Nella predicazione, i preti, non si parla più dell'eucaristia, dell'incontro con Gesù vivo e vero, della presenza reale, della transostanziazione, della bellezza della messa.
parla più di tutto questo. Notatelo. È scomparso nella catechesi, è scomparso nella diffusione teologica, è scomparso il magistero ufficiale e anche in quello ordinario. Quando i vescovi italiani si riuniscono, il Consiglio Permanente della CEI, Conferenza Episcopale, tu ti aspetti che faccia discorsi cattolici. E invece sembra un piccolo parlamentino politico, gli immigrati, i poveri, no? Siamo stufi, non l'hanno capito, fanno finta di non capirlo. Stanno svuotando le chiese per trasformarle in ristoranti, ma sono ostinati, peggio del faraone d'Egitto, santa pace. Poi vedono che il santuario di Santa Faustina Kowalska la gente trabocca, che a Međugorje la gente trabocca. E dovrebbero capire che allora la direzione che loro stanno seguendo è fallimentare. Non possono stare sempre lì a parlare delle stesse. Ma perché non ci parlano di Gesù? Il vescovo di Milano, 2 o 3 giorni fa, non so, ho visto questo, in un'intervista ha parlato di Sofocle, di Paro Pericle, ha citato Pericle, l'educazione dei giovani nel vivere comune. Ma parla di Gesù come quando Nanni Moretti, immerso nel barattolo di Nutella, diceva a D'Alema: ma di qualcosa di sinistra, mi immergerei nella Nutella, io che mi chiamo Minutella, per dire ai vescovi: ma dite qualcosa di cattolico qualche volta. Ma magari ogni tanto non siate così sfrontati. Non capiscono che la gente non li ascolta più. Il cattolicesimo, grazie a loro, è diventato una forma di gnosi. E la gente cerca il Signore, non le chiacchiere. Ma perché non ci riconducono tutti a Gesù Eucaristia? Ma perché questo pudore per le cose di Dio, figlioli cari? Ditemelo! Avevo lanciato una campagna, io non sono mica matto, penso che, oppure sì, perché San Filippo Neri diceva meglio matto che santo. Avevo lanciato un'iniziativa al cardinale allora presidente dei vescovi italiani, cardinale Bagnasco, di fare una consacrazione dell'Italia al cuore immacolato di Maria. Ce n'è bisogno, perché l'Italia è messa malissimo. Niente. Questi stanno lì a chiacchierare con documenti interminabili che nessuno legge, perché persino i preti che stanno dalla loro parte sono pure stufi, tanto perché mi ricordo uno che ha fatto, che ha detto: ma tu non leggi più neanche i documenti dei tuoi pontefici, per dire, di quelli che ti... e mi ha detto: no, già li conosco, sempre... dicono sempre le stesse cose, capito? Dicono sempre, è vero, capito? I poveri, i poveri, i poveri, ma chi sono i poveri? Ma, no, ma questi sono proprio, ma sono matti, i poveri chi sono? Poveri sono quelli che non conoscono Gesù Cristo. O mi sbaglio? Se la Chiesa rinuncia all'annuncio che Gesù Cristo è il Salvatore, la Chiesa ha smarrito se stessa. E questo è il momento decisivo che noi veniamo fuori. Bene, quindi questa è l'amnesia eucaristica. Capite? Adesso è più chiaro. Quando ho parlato questa amnesia eucaristica, anzi apostasia eucaristica, adesso è più chiaro il quadro d'insieme. E vorrei dire le ultime due cose, domani sera poi, da dove mi trovo, riprendo la trattazione. Adesso devo concludere, è un'ora che parlo. Però questa apostasia eucaristica è talmente grave, figlioli cari, e prende di mira la presenza reale di Gesù e fa male alle anime, al punto tale che è stata prevista, profetizzata. Io potrei citarvi tante visioni, ma ve ne cito due e poi faccio due conclusioni, due visioni profetiche e due conclusioni e poi abbiamo concluso. Allora, la prima visione è quella di una beata portoghese, si chiama la beata Alessandrina da Costa, è vittima, si è offerta vittima, Gesù le ha chiesto di offrirsi vittima per riparare gli oltraggi eucaristici. Questa idea dell'offrirsi come vittima, ricordo un colloquio col mio vescovo, uno degli ultimi, uno dei più brutti. Io non mi ricordo in quale passaggio ho citato la parola vittima, si è indisposto, e sono ideologi proprio, perché mi ha detto: quale vittima? La parola vittima è superata. È come qualcuno, il mio confratello, dice che ha detto al vescovo: ma io ho a cuore le anime. Ma quale anime? Le anime non esistono, capito? È amnesia totale. Io ho scritto un libro su una beata palermitana della provincia di Palermo che si chiama Pina Sugliano, che si è offerta vittima per i sacerdoti.
E lei ha scritto nel testo di offerta di sé al Signore, messo nel tabernacolo, più io sarò ostia, più loro saranno sacerdoti. Guardate che ci sono anime che si stanno offrendo in questo momento per salvare la Chiesa Cattolica e per affrettare il tempo del trionfo del cuore immacolato di Maria, che segnerà la sconfitta di Satana, perché così non si può più andare avanti. Questo è evidente. Ecco. E allora, alla beata Alessandrina da Costa, Gesù ha mostrato una cosa. Gesù ha chiesto ad Alessandrina di soffrire la passione. Lei ogni venerdì, riviveva la passione di Gesù nel suo corpo. Capito? Ci sono anime che parlano con Gesù, con la Madonna, ma stanno nascoste, perché hanno capito che non conviene andare a parlare con i vescovi, con i sacerdoti. Questi ti fanno esaminare, ti fanno il PSO per loro. Non conviene. Anche voi state attenti quando andate a raccontare i vostri disagi interiori, che spesso sono attacchi del diavolo, ma siccome manca lo sguardo soprannaturale vengono interpretati come disturbi psichici. Capito? Non stare molto attenti. Allora, Gesù ha detto alla beata Alessandrina da Costa che avrebbe sofferto per riparare le ferite che lui, Gesù, subisce nell'Eucaristia. In particolare Gesù le ha chiesto di istituire, come a Santa Margherita Maria la Cocca ha chiesto i primi 9 venerdì di mese, a Sor Lucia i primi 5 sabati di mese, alla beata Alessandrina da Costa ha chiesto la pratica dei primi 6 giovedì del mese, cioè di confessarsi e fare la comunione per riparare gli oltraggi che Gesù subisce nel tabernacolo. C'è tutta una bellissima, vediamo se domani sera riesco a leggerla, un bellissimo florileggio di messaggi che Gesù dà all'Alessandrina da Costa per i preti e per i laici di ritornare al tabernacolo. Perché Gesù dice: da Dio vi illumino, c'è la mia presenza, io vi do la grazia, io vi do la pace. Capite? E allora Gesù mostra ad Alessandrina da Costa un angelo che entra in una chiesa e va a spegnere la lampada del tabernacolo. È l'angelo che la va a spegnere, soffia e la chiesa rimane nel buio. Mi sono sempre chiesto che significa questa immagine, comincio a capirlo. Poiché il tempo che viviamo è il preludio dell'avvento dell'Anticristo e assisteremo all'abominio della desolazione, la Chiesa entrerà nel buio più profondo, nel buio più profondo, cari figlioli. Ecco perché a Fatima, ma posso solo accennarlo, l'angelo della riparazione ha mostrato a Giacinta, Francesco e Lucia un calice con un'ostia che grondava sangue, e l'angelo si è prostrato con la faccia fino a terra e ha ripetuto delle formule che io ripeto spesso ogni giorno anche durante la consacrazione, di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero, vi amo e vi chiedo, mi mette perdono per quelli che non credono, non adoro, che tante persone mi chiedono: padre, ma durante l'elevazione dell'ostia io che cosa devo dire a Gesù? Dondolito, una persona che gli ha chiesto questo, ha detto: figlia mia, e io ti devo venire a dire come tu devi parlare col tuo amato? Bello, no? Che lui sempre diceva, Don Dolindo Rotolo, uno dei più grandi testimoni del cattolicesimo italiano pre e post conciliare, insabbiato dalla falsa chiesa, diceva sempre a chiunque ci andava, infatti poi non ci andava più nessuno perché ci andavano tutti con i propri problemi, aspettavano una soluzione, lui l'aveva uguale per tutti: attaccati a Gesù. Padre, io ho la depressione, attaccati a Gesù. Padre, mio figlio non prega, attaccati a Gesù. Padre, ma mio marito non trova lavoro, attaccati a Gesù. A tutti dicevo: attaccati a Gesù, attaccati a Gesù. Capito? Ecco, allora dicevo la conclusione, una sola, devo fare diverse, domani lo riprendo. Domani vorrei parlare in questa apostasia eucaristica invece della testimonianza dei santi. L'avevo anticipato ieri sera per oggi, lo rimando a domani sera, tanto ancora il giro continua e su Radio Domina potete seguirci. San Filippo Neri ha vissuto quella che io ho definito, vediamo se vi piace per chi lo conosce, una Pentecoste eucaristica. La Pentecoste dello Spirito Santo. Ma San Filippo Neri ha vissuto una Pentecoste eucaristica. Io ho potuto vedere il calice che lui adoperava per la messa, è tutto ai bordi, è tutto mangiato. Cioè l'anelito che lui aveva di bere il sangue del Signore era talmente intenso che le labbra diventavano bollenti e lasciavano traccia sui bordi del calice. Io ho visto questo con i miei occhi, lui si alzava da terra. Dopo che consumava
il calice del Signore, San Filippo Neri si alzava da terra. Alziamoci da terra. No, nel senso, fatelo davanti ai vostri parroci mentre vi parlano di Lutero e voi vi alzate da terra per Gesù Caristia, come faceva San Giuseppe da Copertino. Torniamo a volare. Abbiamo bisogno di nuovo di Gesù Caristia. Concludendo, vorrei salutare tutti quelli che ci seguono su Radio Domina e vorrei dire che io sto organizzando questo pellegrinaggio a luglio a Rudiubac, ad Ars, dove è stato il Santo Curato, a Lisie, da Santa Teresina, a Montfort, dove è vissuto San Luigi, alla Salette, dove è apparsa la Madonna, e sono altri posti, e potete prendere informazioni su Radio Domina. E invece vi chiedo di pregare, e se possibile anche di aiutarmi, perché io avrei intenzione, lo comunico oggi per la prima volta, che sì, è bello andare su un profilo Facebook che viene così seguito, e per me è qualcosa di sorprendente, perché io non sono che minus, piccolo, io dico sempre sono come un bambino, ma neanche di 2 anni, di 2 mesi, anche se poi scappo un po' dalle braccia della mamma, però sono, io vorrei, avrei in mente di, è un pensiero folle, lo so, ma neanche tanto una radio. Io pensavo proprio a un'emittenza televisiva della Resistenza Cattolica, però ho bisogno di aiuto economico, perché io non ne ho. Poi da quando mi hanno tolto la parrocchia, come capite, io vivo veramente di provvidenza. Vi chiedo di pregarci per questo. Avevo già pensato di chiamare. Allora, voi sapete che esiste NTV, che è la TV, sì, dei giovani, no? Allora ho fatto un acronimo, io ho detto, la vorrei chiamare Domina Nostra TV, quindi NDTV, cioè come se richiamasse un po' quella roba lì, ma dove magari non continuamente si può andare e il bacino di ascolto per aiutare le anime rivette può essere più ampio. Anche so che io, se io so che gli ostacoli a quella parte sono tremendi, ma per questo bisogna fermarsi. La nostra forza è il rosario. Io ogni giorno lo prego, cerco di fare tutta intera la corona. Spesso ci riesco, quasi sempre. Tutte e tre i rosari. E veramente chi ha la corona in mano ha già vinto, figlioli cari. Perché questa battaglia non è nostra, come vi ho letto nel primo testo di Gioele e della Madonna. Vi ringrazio di avermi ascoltato, il Signore vi benedica tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Avanti con Maria!